professore, qual è l'applicazione delle cellule staminali in ortopedia? Ma attualmente le cellule staminali che sono già orientate a formare i tessuti dell'apparato locomotore, quindi l'ortopedia, che sono l'osso, la cartilagine, i muscoli, i tendini, sono delle cellule che si possono estrarre dal midollo dell'osso e concentrarle e si possono applicare per rigenerare dei tessuti che sono degenerati. Per esempio, la chirurgia della colonna vertebrale per facilitare gli interventi che noi facciamo di consolidazione della colonna, nella chirurgia delle articolazioni, per esempio del ginocchio, per la perdita di sostanze. Cioè, mentre prima un buco su un ginocchio della cartilagine, una perdita di sostanza su un ginocchio, esigeva una sostituzione protesica, oggi si può innestare un tessuto che abbiamo preparato prima, che si chiama scaffold, che è un tessuto dove noi facciamo crescere le cellule staminali dell'individuo che abbiamo prelevato prima ancora e impiantarlo per ricoprire, per ricostruire quel segmento, quella parte che si è consolidata. I tendini lo stesso, i tendini sono un'altra struttura che si pensava non avessero una vitalità, invece dentro i tendini abbiamo isolato cellule staminali proprie dell'individuo che possono essere espansi in laboratorio e riapplicate sul tendine per ottenere una riparazione. Insomma. Pensi soltanto a quanto può servire questa tecnologia nell'ambito sportivo, che spesso condiziona molti importanti atleti a dover lasciare le loro performance sportive. E oltre a questo, osso, cartilagine e tendini, queste staminali li stiamo utilizzando già da un bel po' e siamo sul punto di applicarle all'uomo per la rigenerazione del disco endovertebrale, perché tutti i guai della colonna vertebrale nascono dalla malattia del disco e se noi quando questo disco comincia ad ammalarsi lo possiamo rigenerare con le staminali, evitiamo una quantità enorme di malattie che sono invalidanti. Diciamo che la più grande perdita di giornate lavorative e perdita economica che si ha nell'ambito del lavoro è dovuta a malattie della colonna vertebrale. Quindi riuscire a bloccare la degenerazione del disco per evitare che ci vengano fuori ernie, mancanze di stabilità o malattie invalidanti, questa è una cosa eccezionale. A questo punto, per questo tipo di ricerca, siamo già arrivati all'applicazione sull'uomo.